Domenico, 47 anni, e Riccardo, suo fratello di 30, vivono qui, sotto questi portici, insieme ai loro due cani. Ogni mattina si prendono cura di quella che è diventata la loro casa. Hanno tappeti, letti, detersivi per lavare i vestiti, perfino un carrello della spesa adibito ad armadio. C'è spazio per appendere una cornice al muro e stendere la biancheria. Entrambi però sono senza lavoro e preferiscono stare qui e non in un dormitorio comunale che potrebbe ospitare loro, ma non i due inseparabili pitbull. Così, accanto ai palazzi della centrale di Asciuti di Palermo, c'è spazio anche per questo mini appartamento sui generis. Un lavoro, però qualche stanza per dormire. Magari passare la notte a dormire più tranquilla e più serena. Questo, anche qualche lavoro, per mangiare, per vivere. Ad aiutarli per il momento c'è la Caritas, che porta loro cibo e li accompagna a fare una doccia. Alla vicina parrocchia di San Michele Arcangelo, a due passi da qui, ci dicono che sarebbero disposti a dare una mano se solo i due fratelli lo volessero. Ma si sa, chiedere aiuto a volte per loro, come per tanti senza tetto, è difficile. Spostandoci di appena qualche metro sotto i portici di via Parini, altri clochard dormono fra i residenti divisi tra il desiderio di solidarietà e l'esasperazione per le difficili condizioni igieniche. Da circa 3 mesi viviamo questa situazione di, purtroppo, di degrado igienico, in quanto questi clochard che albergano sotto i portici non mantengono sicuramente pulita la zona, e quindi causano enormi problemi, in quanto intanto il portico non è più fruibile, io non riesco ad attraversarlo per raggiungere la strada, c'è anche un cane che staziona lì perennemente. È una situazione a cui anche gli amministratori del condominio stanno cercando di porre rimedio, interpellando le istituzioni comunali, ma finora, dopo già 3 mesi, non si è avuto nessun risultato.